Eugenio D'Ursi e Franco Ferrari sono due giocatori del Pescara. Arrivano dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie B. I due giocatori nella giornata odierna sosterranno le visite mediche e poi saliranno a Palena per raggiungere Auteri e il gruppo. Prende forma dunque l'attacco del Pescara della prossima stagione e in caso di permanenza di Galano il tridente sarebbe praticamente fatto. Se l'attacco è quasi al completo, le attenzioni si spostano sugli altri reparti. A centrocampo Valdifiori potrebbe partire mentre si lavora per portare ad Auteri il suo pupillo Carlo Derisio. Ma qua in uscita obiettivamente ci sono tutti e non c'è nessuno. Il mister dovrà valutare dopo queste settimane di lavoro e poi decideremo. Il mercato è ancora lungo, quindi c'è tempo e spazio per fare tanto. Io credo che noi abbiamo fatto già abbastanza e faremo ancora qualcosina nei prossimi giorni, dopodiché aspetteremo anche le possibilità che il mercato ci riserva anche a noi nell'ultimo periodo. Per la difesa interessa il filo d'arte Filippo Dell'Icarri della Juventus che potrebbe tornare a Pescara. Sebastiani però frena, le principali impellenze sono sulle corsie esterne. Ma manca un vice Zappella a destra e manca uno a sinistra insieme a Zita, dopodiché siamo a posto anche lì. Però, ripeto, non c'è fretta, vogliamo scegliere con calma, senza fretta, cercando di sbagliare il meno possibile. Gaetano Auteri molto molto carico e non da oggi, sin dall'inizio, una grande personalità e cerca di trasmettere così i suoi concetti di gioco alla squadra. Beh, credo che questo sia il motivo principale per il quale l'abbiamo portato a Pescara, però devo dire che io sono venuto solo due volte fino adesso e ho rivisto una squadra che lavora, è quello che piace a noi. Poi sicuramente in questo momento anche con i ragazzi non saranno contentissimi, però credo che chi seguirà il mister poi ne avrà benefici per il prossimo futuro. Altri capitoli, quale girone farà il Pescara? Se ci sono 20 squadre che latitudinalmente sono sotto a Pescara, noi saremo il girone B, diversamente saremo il girone C, quindi è molto semplice. La divisione è stata fatta con questo criterio, per cui aspettiamo quali saranno le squadre che si iscriveranno al campionato e poi sapremo sicuramente dove capitiamo. Ma in questo momento siete in grado di poter fare una sorta di previsione anche alla luce, insomma, dei rumors che vi arrivano? Ma i rumors in questo calcio contano poco, perché c'è gente che si iscrive e dopodiché li mandano indietro, quindi aspettiamo l'ufficialità, dovrebbe avvenire tra il 27 e il 28, dopodiché sappiamo veramente quali sono le squadre ai nastri di partenza e quindi con la divisione che hanno fatto poi sarà semplice capire dove siamo. Sebastiani torna poi sulla separazione dai due pilastri del settore giovanile, il responsabile Giuseppe Geria e il coordinatore tecnico Antonio Di Battista. È una separazione, io dico, momentanea, perché purtroppo, come ho sempre detto, la retrocessione del Pescara ha creato danni soprattutto al settore giovanile e chiaramente in mancanza di impegni importanti per il settore giovanile, se non per la primavera, e queste figure magari si sono sentite un pochettino strette, quindi d'accordo, ci siamo separati con la speranza di rivederci anche presto, e però io anzi ho già ringraziato entrambi perché ho lavorato con due persone splendide, due persone professionali e professionisti, e per cui ci siamo lasciati veramente bene. Ripeto, spero in un tempo non lunghissimo di rivederli a Pescara. Sarà Bocchetti il sostituto come responsabile del settore giovanile? Dovete ancora vagliare questa ipotesi? No, abbiamo uno staff nel settore giovanile, devo dire che grazie anche al lavoro che ha fatto Peppe Geria, di tutto rispetto, per cui saranno in grado di poter andare avanti senza nessun problema.